E ragazzi, noi siamo di nuovo in diretta e vi posso assolutamente annunciare con grandissimo piacere che in diretta telefonica con noi abbiamo Matteo direttamente dagli Zero Assoluto. Ciao Matteo! Buongiorno, buon pomeriggio. Guarda, qua veramente sono tutti impazziti. Io temo soprattutto per la salute di una ragazza, io te lo dico, che si chiama Valentina Galdo, che è da Sanremo, veramente. Quando noi siamo proprio venuti fisicamente a Sanremo, che non fa altro che parlare degli Zero Assoluto. Meno male, salutiamo Valentina, grande Valentina. Guarda, è proprio una tua fan, Vale, hai sentito, ti stanno salutando, anzi ti sta salutando e quindi sogno realizzato. Matteo, innanzitutto grazie mille di essere qui in diretta con noi oggi. Salutiamo Thomas che non è potuto Sì. intervenire. E che dire, innanzitutto complimenti per questo festival. Noi siamo molto contenti, devo dire, il festival si regala sempre una possibilità straordinaria, che è quella di presentare a un pubblico enorme una canzone a cui tieni ovviamente le ami. Quindi Certo. di te è proprio una di quelle canzoni. Devo dire, le soddisfazioni che ci sta dando di me di te sono veramente incredibili, da tutti i punti di vista, quindi siamo veramente contenti. Sì, perché tra l'altro diciamo che è stata un po' una canzone anche diversa rispetto allo standard sanremese, assolutamente. Quindi Ma guarda, abbiamo portato una canzone che ci rappresentava, esatto. e quello era l'obiettivo, poi al di là per la bandiera o meno, quello conta relativamente. Certo, io la penso tra l'altro come voi, nel senso, secondo me partecipare al Festival di Sanremo, che sicuramente in Italia è la kermesse più importante per un cantante, penso sia un traguardo pazzesco, però è anche giusto, diciamo, non adeguarsi a quello che è lo standard, ma portare pezzi che comunque rappresentano anche la propria realtà musicale. Soprattutto, secondo me Esatto. bisognerebbe fare solo così, nel senso vivere Sanremo come una ripetizione da pazzi. È vero, assolutamente la penso anche io così. Tra l'altro voi nei diciamo su iTunes, nei Digital Store proprio avete sbancato con di me di te, quindi Devo dire sì. è stato penso un grandissimo traguardo pur non avendo vinto comunque. Sì, no, ma ti ripeto, l'obiettivo è sempre quello, uno nella vita fa fischia a prescindere da dove, nel senso che quindi poi quando ci vai è un'occasione in più per Esatto. poter far arrivare una canzone anche in luoghi e territori e appassionare qualcuno che solitamente non si appassioni, e quindi è una grandissima occasione. Beh, certo, poi voi comunque sia siete nello scenario della musica italiana veramente da tantissimi anni. Io posso dire che ho 26 anni, però la mia adolescenza è stata assolutamente colorata dalle vostre canzoni. Che bello. Penso che semplicemente sia stata una delle canzoni che più ho cantato durante tutta la mia adolescenza. Quindi anche per me è abbastanza emozionante intervistarti. Però ecco, rispetto un po' a come siete partiti, il vostro percorso musicale, come siete cambiati, avete Ma guarda. idea di rivoluzionarvi? Non lo so, perché comunque la musica è in continuo mutamento, ecco. Ma la musica è in continuo mutamento e credo che noi abbiamo fatto tutti i passaggi che dovevamo fare, nel senso che la musica cambia insieme a te, in linea di massima, cambia in Certo. base a delle necessità, altre necessità. Noi continuiamo a fare la musica nel modo più ispirato possibile, cioè quando diventa una necessità e un'urgenza, non è obbligatorio scrivere canzoni per nessuno. E È noi vero. scriviamo quando ci viene, e quindi così di te, per quello non ce ne poteva fregare di meno se la canzone fosse Sanremese o non Sanremese. Noi abbiamo spostato la canzone Camavamo, che trovavamo giusta per ripresentarci al grande pubblico. Ecco, quindi avete fatto assolutamente, secondo me, una scelta giusta. Tra l'altro, voi, il vostro primo singolo addirittura risale, dimmi se sbaglio, al 99, agli anni 2000? Sì, vabbè, insomma, diciamo che stavamo nella fase quella test per capire se veramente la musica. Sì. Diciamo che la carriera, quella più, insomma, più solida, da dove poi è partito tutto, è tra il 2001 e il 2003, diciamola così. Sì, poi vabbè, anche io mi ricordo appunto questi ricordi miei di adolescenza, anche la colonna sonora per Federico Moce, Scusa ma ti voglio sposare, che è stata sicuramente anche quella estremamente un'occasione importante per voi, anche perché in quel momento Moce proprio stava sbancando. Quindi diciamo che questo ultimo album, ecco, se tu dovessi
presentarlo appunto dall'interno, come lo avete vissuto? È un momento appunto di maturazione ulteriore? Questo disco, dici? Sì, esatto, di Me e di Te. Guarda, io credo che sia il nostro miglior disco, ma lo dico proprio, lo so che può sembrare una cosa scontata e banale, perché solitamente gli ultimi lavori, insomma, quando l'hai appena fatti, sembrano sempre la cosa migliore. In realtà ne sono quasi convinto, quindi fidatevi di me. Sì. Provate a dargli un ascolto, perché credo che ci sia la sintesi e siamo riusciti a trovare finalmente un punto di equilibrio proprio tra di noi, dal punto di vista musicale, di suono, nella scrittura dei testi. È un disco molto sincero, un disco dove le collaborazioni che abbiamo portato avanti sono importanti e per la prima volta abbiamo condiviso la scrittura di tutto il disco. Quindi per quello lo trovo un disco molto fresco, molto attuale. Solitamente quando uscivamo quei dischi già stavamo pensando al prossimo. Questo disco invece ce lo stiamo vivendo giorno per giorno. Certo, io leggevo appunto veramente grandissime collaborazioni a partire da Zibba, Fabrizio Martorelli, Piero Romitelli, quindi proprio anche veramente è stata una grande collaborazione. Ecco, una mia curiosità che parte ascoltatrice, da compositrice a mia volta, lavorare in gruppo, comunque sia voi siete due teste, com'è? Difficilissimo. È difficile, vero? Sì, è molto difficile, ma noi siamo, devo dire, insomma, siamo in un caso a parte, siamo molto abituati, nel senso, noi abbiamo sempre scritto in due, quindi abbiamo una attitudine alla condivisione della creatività. Sì. Ovviamente ci siamo messi intorno gente che stimavamo tanto, a cui avevamo anche un rapporto di un certo tipo, e quindi è stato più facile, però in realtà se riesci a condividere quel momento di scrittura, di analisi, di chiacchiera prima e poi di composizione, è una delle cose più divertenti al mondo. Certo, e poi ecco, sempre una mia curiosità, come mai la scelta di portare al festival appunto di Me e di Te piuttosto che altri brani? Perché era la canzone, diciamo, che sentivate più rappresentativa? Non più rappresentativa del disco, più rappresentativa, cioè siamo proprio immaginata lì, sì. A prescindere da tutto quanto, ci andava di tornare al festival con un brano come quello, con un uptempo, quindi con un certo tipo di ritmo, con un testo che noi adoriamo. È bellissimo. Perché al primo ascolto ti scivola via, ma se lo vai ad analizzare è un testo che comunque nasconde tante fotografie. È vero. È una canzone piena di parole, tantissime parole, che insomma non è una cosa, sembra una banalità, ma è così. No, io onestamente me l'ero immaginata così, nel senso che io ho letto prima il testo, appunto, che era uscito in anteprima su TV Sorrisi e Canzoni, no? Poco prima del festival. E secondo me è una cosa bellissima leggere prima i testi che le canzoni, perché poi. Perché te le immagini. Te le immagini. Io me l'ero immaginata così. E tu hai parlato proprio di fotografie, però è vero, perché è una canzone che ti fa proprio viaggiare, ecco. Esatto, quella è, noi, insomma, per noi, per me le canzoni, quelle, le canzoni migliori sono le canzoni che riescono a regalarti, cioè spesso, no? Sì. Perché le scrivo così, nel senso, mi viene, ci viene da scrivere partendo dalle immagini. E quindi sono veramente contenti. Guarda, ti consiglio il disco. Guarda, io l'ho già ascoltato. L'ho già ascoltato assolutamente, anche perché a me sempre piace intervistare gli ospiti, però anche conoscere bene quello che hanno fatto. E devo dire che questo disco è veramente non lo so, appunto, io che vi ho sempre seguito, mi sembra sempre molto coerente appunto con le vostre scelte e tutto, però mi sembra un disco molto maturo a livello di testi soprattutto, appunto. E tra l'altro anche questo nuovo singolo, che è Una canzone basta, scritto con Piero Romitelli, che io tra l'altro adoro, e Davide Simonetta, è veramente, io l'ho sempre detto, c'erano persone che lo criticavano all'inizio, Piero, però io sempre ci avrei scommesso su di lui, perché secondo me è una bellissima mano, ecco, scrive molto bene. Secondo me è una canzone molto bella. Te, ecco, come la presenteresti a una persona che non vi conosce? Ma è una canzone molto positiva. Vero. Molto positiva, una canzone che invita in qualche modo a sottolineare la necessità e il bisogno ogni tanto di ritagliarsi degli spazi che ti creano felicità. Cosa che sembra incredibile, però purtroppo a volte ci scordiamo di un sacco di cose che ci fanno star bene. Vero. Ecco, dedicarsi del tempo, per quanto mi riguarda, è un grandissimo lusso, un grandissimo privilegio che io auguro a tutti, e l'abbiamo fatto uscire adesso alle porte dell'estate, perché l'estate è uno di quei periodi dell'anno dove tanta gente
sfrutta proprio per dedicarsi a un momento per sé. E quindi secondo me a volte insomma basta veramente molto poco per sentirsi meglio. È un po' di leggerezza, sì. Esattamente. La canzone è molto vive di questa sua leggerezza e che non arrivi, ed è una canzone che secondo me ha un bel tiro, mettiamola così. Guarda, io ti leggo un messaggio che mi è arrivato in chat, che secondo me, proprio almeno, se a me arrivasse una cosa del genere mi scioglierei. Zero assoluto, parole che si trasformano in musica, poesie che diventano note, emozioni che diventano canzoni. Auguri ragazzi, yeah. E complimenti. Si chiama Giancarlo. Giancarlo, grazie mille, commosso. È veramente bello, perché penso che alla fine riuscire a... ad arrivare così tanto al pubblico sia l'obiettivo finale di ogni artista, perché fondamentalmente poi voi lavorate per le persone. La cosa è questa. Esatto, e io penso che trasmettere tutto questo con la musica è importantissimo. Tra l'altro so che adesso inizierete lì in store, quindi anche abbiamo già iniziato da un po', proseguono tanto sui nostri social, su Facebook, Instagram, Twitter, ci stanno tutte le informazioni. Esatto, mi raccomando ragazzi, seguiteli, perché almeno riuscirete a trovare tutte le date, dove incontrarli. E, per quanto riguarda il tour invece? Stiamo preparando, credo entro maggio partiremo, credo più nella insomma, seconda metà di maggio, partiamo e ci va avanti finché non crolliamo, mettiamola così. Finché avete la... L'obiettivo è suonare tanto, moltissimo. Beh, io penso che nel live... Nel senso che quando c'è un disco nuovo che esce, uno poi ha voglia di stare in giro e vedere l'effetto che fa. Beh, certo, se la lavorazione poi è stata anche, come mi stavi dicendo, così proprio vissuta, penso che sia la chiusura di un cerchio, no? Alla fine... Beh, sì, ovviamente durante il tour non è che faremo tutte le canzoni del disco nuovo, però insomma ne faremo un po' quelle, però è proprio una questione proprio emotiva. Io faccio un appello, venite a Genova, mi raccomando, faccio questo appello. No, perché Genova purtroppo... Io volevo fare una critica sulla mia città, perché io sono genovese, però ne riconosco anche i lati... negativi, perché secondo me a livello musicale, e non dovrebbe essere così visto che Genova è la patria di grandi cantautori, è proprio la culla, si sta un po' spegnendo, diciamo, anche perché le strutture che ospitano appunto i concerti sono veramente pochi. Invece secondo me bisognerebbe venirci più spesso ora, non so se dipende tutto dall'organizzazione nostra, ecco, interna. Non credo che dipenda solo da lui, onestamente, però insomma è un misto tra quello che hai detto e tante altre cose, però insomma ci proviamo. Dovete assolutamente provarci. Io ti volevo, prima di lasciarti, perché sei stato veramente gentilissimo a intervenire, volevo portarti ancora dei saluti da parte appunto di Valentina, Katia, Eleonora, che so che sono tutte in collegamento, Giancarlo che ripeto sta continuando a scrivere delle cose bellissime, ma penso che veramente sia una soddisfazione veramente grande ricevere questi messaggi. Sì. Penso... ringrazio ancora Giancarlo sulla fiducia. Ma assolutamente, guarda, qua mi chiedono se cortesemente puoi fare gli auguri a Francesca, che fa gli anni ed è una tua grandissima sostenitrice. Questo è il momento Francesca, Marchetta. Vabbè. Sì, esatto. Francesca, auguri. Sicuramente sarai più giovane di me. Io, 18 anni, beata lei, aggiungerei. Di allora. Io inizio a sentire i 26 anni, quindi non... Ma non è vero, siamo nel pieno, siamo grintosi, siamo rock comunque. Assolutamente, ce la metteremo tutta, ce la mettiamo tutta. Guarda, io non so come ringraziarti, adesso volevo mandare in radio proprio la vostra canzone, una canzone basta, vi auguro veramente il meglio e soprattutto salutaci Thomas, che non è potuto intervenire, però grazie, e vi aspettiamo agli in-store e soprattutto al tour.